Ciao ragazze, maxi spesa Eurospin, quindi bando alle ciance, inizio subito perché veramente sarà un video lungo, quindi faccio veloce. Allora, prima busta che ho qua comoda, abbiamo preso la trita di carne, questa qua l'abbiamo pagata 2,40 euro. E ce n'è dentro quasi mezzo chilo, quindi un bel po', e la userò per fare il ragù. Poi abbiamo preso la pancetta, che è una vita e mezza che non mangio ed è buonissima, l'adoro, anche a Riccardo piace molto, quindi l'abbiamo presa, questa è 1,72 euro, ce n'è 314 grammi. Poi ho preso queste bistecche di mare impanate. Non so dirvi che pesce sia, però. Poi ho preso mais, ho preso yogurt, questo qua alla ciliegia e vaniglia, ce ne sono altri due, quindi quando li troverò ve li farò vedere. Poi ho preso questi gnocchi qua che l'altra volta, ragazze, mi sono piaciuti tantissimo e hanno 80% di patata, quindi sono tra i più buoni che ha l'Eurospin. A me è piaciuto, mi sono piaciuti veramente veramente tanto, quindi ve li consiglio. E a questa volta, visto che l'altra volta mi sono pentita di aver preso solo un pacchetto perché sono veramente super morbidi, ne ho presi due. Quindi a questa volta mi sono fatta furba. Poi, crostatina al cioccolato per Federico per quando si porta la merenda a scuola perché gli piacciono molto. Poi abbiamo preso da provare perché non li abbiamo mai presi i panciottini che sarebbero della specie oh, mi sfugge il nome, comunque avete capito perché. Vabbè, comunque li ho presi. Pomodoro si possono fare anche in forno, quindi pensavo per avere meno olio di provarli in forno. Comunque, pomodoro e mozzarella e prosciutto e mozzarella sofficini, ecco, mi è venuto il termine. Ce n'è 4 in ogni scatola e mi pare 99 centesimi a scatola, se non erro. Poi ho voluto provare questa vellutata di verdure, già vellutata perché Federico è un po' restio a quelle che frullo io, perché bene o male qualche pezzetto c'è sempre, quindi ho detto proviamo questa qui che sarà sicuramente meglio. Poi questo pezzettino di focaccia, besciamella perché sono tentata di fare le lasagne prima o poi. Questi li ho presi per Fede che ogni tanto quando si guarda un cartone, un film, quando ce lo vediamo, gli piace sgranocchiare due popcorn, quindi piace farli al microonde belli caldi, comprarli già fatti non mi fa impazzire. Poi qua ci sono un po' di affettati, allora abbiamo spianata piccante per Ricky che ama il piccante, 99 centesimi e ce n'è quasi un etto, 90 grammi. Poi abbiamo la mortadella coi pistacchi, ebbene sì, ne avevo voglia, 1,71 euro, 156 grammi. E poi qua il prosciutto cotto per Federico anche. Ho preso quello un po' più buono e ho pagato 4,05 euro per più di 2 etti e mezzo, 270 grammi. E il primo sacchetto è andato. Poi queste tre cosine che vi mostro le ha prese poi successivamente Ricky al Carrefour perché stasera io sempre molto spesso ho voglia di sushi all'avocado e Philadelphia che comunque non contiene pesce, però comprarlo i soldi se ne vanno, quindi ho pensato di farlo io anche perché dà più soddisfazione e quindi Ricky mi ha comprato il riso apposta per fare il sushi. L'avocado, il Philadelphia lo vedrete dopo, l'ho già comprato all'Eurospin e poi le alghe. Quindi non vedo l'ora di cimentarmi e fare il sushi. Poi l'altro sacchettino contiene banane, pacco di spaghetti, pastina stelline perché a Fede piace molto la pappa in brodo, come la chiama lui. Poi formaggini. Ho preso un pezzettone di zucca, è proprio stagione adesso, e quindi amo tantissimo fare il risotto di zucca con la zucca in questo periodo, quindi quando ho visto questi bei pezzettoni mi sono lanciata. Questo qua 2,19 euro. E pesa 732 grammi.
qua ci sono ben tre confezioni di Philadelphia, vi assicuro che il gusto è identico, almeno io non trovo differenze, e costa solo 59 centesimi a confezione, quindi ne ho presi tre proprio perché c'era l'intenzione di fare il sushi. E poi vabbè, questi due li ho presi in un altro supermercato perché il sapone intimo dell'Eurospin non mi ispira, quindi ho preso questo cray che avevo già provato a 1,45 euro, mi pare. Ne ho presi due, Malva e Timo, mi piaceva il profumo. Altro sacchetto andato, passiamo a questo qui. Allora, passata di pomodoro, eccola qua, poi grissini col sesamo. Qua c'è l'altra passata di pomodoro, qua ho preso l'olio per friggere perché è quasi finito. Poi non ve le sto a tirar fuori tutti, comunque ci sono quattro confezioni di latte parzialmente scremato, lunga conservazione, una confezione di tonno al naturale, poi succhi di frutta alla pera, perché Fede al mattino a scuola si deve portare la merenda e quindi è molto comodo mettergli un bel succo di frutta con qualcosa insieme. Poi un pacco di zucchero. Poi c'è altro latte che non sto a mostrarvi. Ho preso questa pasta qua perché mi sono veramente scocciata di mangiare penne e quindi questa volta ho preso le pipe rigate. Queste qua con la ricotta sono buonissime, e anche col sugo perché va tutto dentro, quindi è buonissimo come tipo di pasta. Poi c'è altri 2 litri di latte e poi ho preso questo cappottino per la mia piccola Nala, spero gli vada, in caso facciamo una prova così da fuori e in caso non vada lo porterò indietro. Comunque secondo me gli va, era uno dei più grandi, anche perché lei sì è un bassotto ma è incrociato con un beagle, quindi è comunque massiccia e quindi non sempre azzecchiamo. Ci sono solo le zampe davanti, quindi è facile che gli vada, bisogna vedere solo il di torace, ma dovremmo esserci. Ed era carino, molto sportivo per adesso, soprattutto la sera quando la portiamo giù che fa freschetto, è meglio coprirla, anche perché le viene subito mal di stomaco. Poi state che tiro su e magari facciamo un po' di posto così magari qualcosina ancora riusciamo a farlo stare senza stoppare il video. Allora, traversine di Nala, tra l'altro 60x90, quindi quelle più grandi, pagate solo 3,50 euro, mi pare, ce ne sono 14, quindi comunque non male, dai. Poi crocchette, crocchettine sempre per lei, vedete che c'è la forma del bassottino, taglia S, perfetto. Premium, pollo e tacchino. Poi, cos'altro abbiamo? Uva rossa, che Ricky ci teneva a farmi assaggiare perché non l'ho mai mangiata, mi pare, forse solo verde, non me la ricordo comunque. Poi mele, le mie preferite, quelle verdi, due confezioncine di panna da tenere lì in caso non si sappia con cosa condire la pasta, queste cose qua, con la panna anche molto buona. Carote, di verdure e frutta vedete poco perché noi solitamente la prendiamo poi dal verduriere e di quella non faccio un video, ecco, però prendo qualcosina al supermercato quando vedo queste offerte, così, ma principalmente verduriere. Poi ho preso le arance, finalmente tornano le arance, ragazzi, io adoro le spremute d'arancia, quindi finalmente si iniziano a rivedere. Qua c'è l'altro litro di latte e là c'è gli altri due. Sta scoppiando il tavolo, spero di aver finito, invece no, c'è ancora un sacchettino qua, mamma mia. Qua c'è anche l'aceto, quello apposta per fare il sushi. Aspettate che levo queste cose, le bottiglie le mettiamo qua, mamma mia, sto tavolo che è già grande ma non basta mai quando faccio la spesa. Allora, qua c'è la carta igienica, vabbè, anche questa la possiamo spostare. Poi abbiamo uova, ne ho prese
due confezioni perché finiscono sempre come se non so, neanche le usassi così tanto, eppure finiscono in fretta. E quindi due confezioni. Poi qua c'è l'altro yogurt di cui vi parlavo, che è quello da bere, che è buonissimo. Avrei voluto prendere gli yogurtini, però in realtà ahimè hanno solo i pezzi, quindi la confezione, quella unica dell'Eurospin, ha i pezzettini, quindi non ci piace, cioè soprattutto a Fede, e quindi questo qua glielo metto nel bicchiere e via. Questo è pesca e maracuja e l'altro è mela e mango. Poi abbiamo parmigiano, confezione grande da 200 grammi, questo è il grana padano. Poi ho preso le trofie da fare al pesto, poi quando sono con Fede, perché a Ricky non gli piace il pesto, quindi le ho prese principalmente per me e Fede, le trofie. E poi ho preso il pesto, vi saluta anche Fedino, ho preso anche il pesto, ovviamente senza aglio perché non lo digerisco, ahimè. Poi pane, poi pomodorini, questo qua IGP, era in offerta, comunque dovrebbe essere, sì, pomodorino ciliegino, il classico. Poi questi bastoncini di pesce qua, che sono fantastici, hanno un'impanatura molto più buona di quelli della Lidl, o meno io mi trovo meglio perché viene più croccante, e sono 99 centesimi 10 bastoncini. Salsa rosa, qua c'è l'altro pacchettino di crostatine, e ebbene sì, nutellina, che abbiamo preso anche per fare le merende magari a Fede, o quando non scarseggiano le merendine, o per alternare una fetta di pane con un po' di cioccolato. Evviva! Evviva! E basta, quindi questa è tutta la nostra spesona, anzi maxi casino sul tavolo. Tutto, eh? E tu mi darai una mano? Io giocare con la dragonessa. Deve giocare lui. Va bene ragazze, ciao. Io vi saluto, anche Fedino vi saluta. Ciao. E ci vediamo prestissimo con nuovi video. Like se questo tipo di video vi piace. Se vi va, aggiungetemi su Instagram, Robertina_YouTube. Potete trovarmi anche lì. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao.